Ben in Paris 2014 siamo passati davanti ad uno stand, quello della Suzo App, e abbiamo incontrato Marco Cantafora, che intanto salutiamo. Ciao Marco. Ciao Franco. Bentornato, perché tu sei stato davanti ai microfoni e alle telecamere di Vending TV durante il Vending to Go Bari. Lì abbiamo fatto una bella chiacchierata in relazione ai prodotti della Crane. Ma cosa ci fai ora nello stand della Suzo App? Come sai, Suzo, a seguito dell'acquisizione da parte di Crane di MEI, ha raggiunto un accordo con la stessa Crane per l'acquisizione della licenza del prodotto C-Square, in quanto Crane ha dovuto dismettere il prodotto perché l'antitrust non consentiva l'operazione dell'acquisizione di MEI. Quindi io ho deciso di entrare a far parte del gruppo Suzo per avere la continuità del prodotto, e quindi per l'Italia. Per l'Italia, esattamente. E dunque il prodotto di cui stiamo parlando è Currenza. Currenza, gettoniera 6 tubi, che ormai è gettoniera affermata anche sul mercato italiano, gettoniera con la quale siamo in produzione da 6 anni ormai e che sta riscuotendo discreti successi, insomma. Marco, tu hai un passato da tecnico davvero molto molto intensa, perché io e te ci conosciamo da un po' di anni, un po' di anni possiamo dire, e prima ancora di questa esperienza che stai intraprendendo e che ti vedrà certamente a cavallo di questo progetto dove c'è Accurrenza, prima ancora eri in Crane, eri il responsabile tecnico Italia per Crane. No, ero responsabile commerciale Italia. Commerciale Italia per Crane, con questo prodotto, con la Currenza, che è la gettoniera 6 tubi, che è stato qualcosa di, come dire, di nuovo per il mercato italiano, perché fino a quel momento il mercato italiano conosceva solo una gettoniera 5 tubi. Diciamo un attimo quali sono le caratteristiche peculiari che fanno di questa gettoniera un prodotto d'élite. Beh, innanzitutto l'affidabilità del prodotto, il fatto di avere 6 tubi a disposizione, quindi con la possibilità di cambio superiore rispetto alle gettoniere tradizionali, l'affidabilità sul funzionamento grazie ad alcune caratteristiche tecniche come 3 motori indipendenti per l'erogazione delle monete, quindi la possibilità di garantire sempre l'erogazione del resto. La modularità della gettoniera, ogni singola parte è sostituibile appunto singolarmente, senza dover sostituire completamente la gettoniera in caso di guasto. Quindi ci sono molti aspetti importanti del prodotto. Ma anche e soprattutto il fatto di poter chiamare attraverso un SMS, comunicare attraverso un SMS. La caratteristica importante della gettoniera, volendoci la possibilità di avere la gettoniera appunto con la telemetria integrata, telemetria che è in grado di fornire tutta una serie di allarmi legati al funzionamento della gettoniera e anche della macchina, mandando un messaggio nel momento in cui la macchina ha un malfunzionamento o un fuori servizio. Beh, diciamo che siete stati tra i primi ad avere questa funzione, no? Sì, non solo i primi, da quello che so, tutt'oggi siamo gli unici ad avere questa funzione integrata nella gettoniera in diretto, cioè la telemetria in grado di fornire tutta una serie di servizi, appunto come il guasto gettoniera e ancora di più il fermo macchina. Nel momento in cui ho un fermo macchina sono in grado di sapere in tempo reale se ho un malfunzionamento, appunto se ho la macchina fuori servizio. Non solo, abbiamo la possibilità di gestire anche l'understock sottoscorta su tutte le linee prezzo, e questo diventa importante laddove ci sono, in alcune situazioni dove ci sono dei consumi che possono avere delle oscillazioni importanti, esempio, non so, luoghi pubblici oppure luoghi dove si tengono eventi, e quindi in situazioni di eventi particolari i consumi possono subire un aumento, e quindi posso avere la macchina vuota nel momento cruciale del servizio, insomma, ecco. Marco, allora, intanto grazie. Intanto, ecco, e ancora buona fortuna per l'iniziativa che stai andando a intraprendere, una bella sfida certamente. Certo. Cioè, no, una bella sfida. Diciamo che per me
è un po' la continuità di quello che è stato fatto, di quello che ho fatto negli ultimi 3 anni e mezzo, di quello che è stato fatto con questo prodotto negli ultimi 3 anni e mezzo. Per cui, ma anche la continuità parziale, perché e anche la continuità per gli ultimi quanti anni? Da quanti anni sei nel vending? Beh, sono ormai 30 anni che sono in questo settore, per cui insomma. E dunque, ma mi dici, anzi, ci dici tu come hai cominciato? Io ho iniziato in un'azienda che ai tempi era molto conosciuta sul mercato. Ho iniziato addirittura, lavoravo in produzione e a breve poi sono passato a fare la parte tecnica e a seguire sono diventato responsabile tecnico di questa azienda e poi commerciale e così via. E adesso mi ritrovo qua in Susa. 30 anni passati sul campo, ma io direi nei sistemi di gestione del credito. Sistemi di pagamento, solo ed esclusivamente sistemi di pagamento. Prima con le gettoniere, con le monetiere, con i sistemi a chiave. Ma cashless per arrivare adesso alla gettoniera rendiresto con caratteristiche importanti. Insomma. Direi che entro 15 anni ti danno una laurea honoris causa per, per i sistemi di gestione del credito. Sì, vediamo. Sei uno dei pochi del settore, sai? Beh, no, ci sono tanti colleghi ancora sul campo e sul pezzo, insomma, vero, come si dice. Sono in pochissimi ad aver cominciato alla catena di montaggio per produrre gettoniere. Sì, diciamo che posso forse avere quella conoscenza legata a tutti i processi che ci sono dietro alla realizzazione di un prodotto come il sistema di pagamento. Il mio non è un complimento gratuito. No, grazie. Marco, grazie. E allora, grazie, Marco Cantafora, nuovo responsabile Italia per Suzo App Solutions Focused Technology Driven. L'ho detta bene? Sì, meglio di me. Non c'è male, il 6 ce lo meritiamo. E allora Marco Cantafora continua insieme a me a bere finalmente un bicchierino in una pausa che ci meritiamo, dopodiché noi continuiamo per effettuare nuove interviste e presentare altre novità esposte qui in questo Vending Paris 2014. Non lasciateci, noi continuiamo.